Erano e sono 24 anni che il Genoa non ce la fa a battere l'Inter sul proprio campo. Oggi era anche una questione di puntiglio, nel ricordo spiacevole di un Genoa-Inter nel quale alla partita era mancato un gol di Prutto su calcio di rigore e alla squadra manco poi un punto per restare in Serie A. Questo pericolo oggi non c'è, ma non per questo, come abbiamo visto e vediamo con Iachini, Fiorini, Peters, al Genoa è mancata con la grinta la volontà di vincere. Quante palle gol fallite dai rossoblù? 8 sicure e altre 4 probabili. Troppo davvero per un Inter professionalmente fredda, pronta ad affondare il bisturi nella sua asettica concretezza, quasi gatto con il topo, senza piacevolezza di gioco. Solo negli spogliatoi marchesi con Inglese e Fair Play concederà qualcosa al Genoa, il cui allenatore Gigi Simoni non esita a parlare, in un serrato botta a botta, di furto. Beh, io penso che se veniva fuori un pareggio sicuramente era una partita che poteva anche prestarsi ad una situazione del genere. Era un risultato, già il pareggio era un po' un furto per quello che abbiamo prodotto noi, furto nel senso che la vittoria era più meritata da parte nostra. Così la cronaca, oltre che rassegna di occasioni mancate, è cronaca delle reti. La prima dell'Inter nasce da questo fallo di Romano su Bagni. La rete di Altobelli con pallone che sfugge di mano a Martino. Il pareggio di Briasche di testa ad inizio della ripresa. Un altro presunto fallo, testoni su Beccalossi, propizia la rete del 2-1 per l'Inter. Su calcio di punizione di Muller, Bini segna di testa. Su rigore il pareggio del Genoa. Lo ha concesso l'arbitro Pairetto per l'intervento di Marini su Testoni. Lo realizza Iachini. Il 3-2 è firmato da Bagni, che scaglia di testa la punizione di Muller, beffando tre difensori del Genoa e il portiere Martino. Erano e sono 24 anni che il Genoa, a Genova, non batte l'Inter.